Bella ragazzi, bentornati nel canale di Fefè Gaming. Oggi ragazzi vi porto un video diverso dai soliti che vi faccio. È un video pronostici ragazzi della terza giornata. Se vi piace questo tipo di video ragazzi scrivetelo sotto nei commenti e io li porterò molto più spesso. Ok, andiamoci a vedere la terza giornata di Serie A che inizia venerdì 31 agosto. Subito con il big match Milan-Roma, ragazzi. Sapete che io sono milanista, però secondo me il Milan questo giro riprende. Secondo me la Roma vince, massimo un X2 ci darei io qua per Milan-Roma, visto che comunque il Milan si è rinforzato, anche la Roma. Però la Roma secondo me, ragazzi, è ancora un gradino in alto da noi. Seconda partita che possiamo andare a pronosticare, Bologna-Inter. Bologna-Inter, secondo me, se l'Inter non fa qualche cazzata, potrebbe vincere, perché l'Inter si è rinforzata molto quest'anno. Il Bologna ha perso Verdi, e Verdi era un buon giocatore che nel Bologna poteva fare bene. Quindi l'Inter, se non fa cazzate, secondo me, si porta a casa 3 punti facili facili. Terza partita, raga, Parma-Juve. Parma-Juve non c'è storia, c'è CR7, la Juve comunque è molto più forte del Parma, anche se io simpatizzo per il Parma, secondo me la Juve vince la partita pulita, pulita, tranquilla, tranquilla. Quarta partita, una bella partita ragazzi, Fiorentina-Udinese, comunque sono entrambi squadre buone, entrambi squadre forti. La Fiorentina per me ha quel qualcosina in più, però che l'Udinese ancora non ha, la Fiorentina comunque ha l'Europa, ha più bravura, ha giocatori più forti, quindi secondo me raga Fiorentina-Udinese una bella 1. Quinta partita Atalanta-Cagliari, l'Atalanta è una squadra che mi sta piacendo un casino, sono un bel po' di anni che mi sta piacendo, l'anno scorso comunque è uscita contro il Borussia Dortmund, uno squadrone di quelli d'Europa, agli ottavi di finale ci è arrivato fino in Europa League, poi vabbè è stata sbattuta fuori, sapete il perché, si meritava di passare l'Atalanta, anche se ha dato tre quarti di squadra al Milan, che sì, Conti, Bonaventura, però l'Atalanta è sempre una bella squadra, quindi secondo me l'Atalanta, ragazzi, può vincerla. Torino Spal con la sorpresa Spal, primo in classifica, 6 punti, ne ha vinte 2 su 2. Il Toro ha pareggiato, però ha giocato benissimo. Il Toro, vabbè, sì, c'è Belotti. Però anche il Toro ha perso un po' di giocatori, la Spal comunque squadra sorpresa, l'anno scorso è riuscita a salvarsi. Qua una bella X. Poi c'è Sampdoria-Napoli, ragazzi, la Sampdoria gli servono punti, la Sampdoria poi comunque deve ancora giocare una partita come il Milan che è stato rinviato per i morti del Ponte di Genova, hanno rinviato la partita sia la Samp che il Genova, giustamente. Anche se secondo me, ragazzi, piccola parentesi, andava riavviata tutta la Serie A e non solo Samp, Genova, Milan e Fiorentina. Chiusa parentesi. Quindi secondo me il Napoli può vincere perché comunque c'hanno Carletto Ancelotti che le ha dato quella marcia in più al Napoli. Poi il Napoli deve stare dietro la Juve perché se già il Napoli ha le prime partite già inizia a perdere punti. Ciao ciao, si vede come l'anno scorso che la Juve va come un treno. Sassuolo-Genova, ragazzi, il Sassuolo mi è un po' caduto in questi ultimi 2 anni. Comunque, 3-4 anni fa era in Europa, era una bella squadra. Poi, vabbè, ha perso Politano, ha perso Acerbi, ha perso un po' di giocatori chiave. Il Genoa è una bella squadra, quindi anche qua una bella X. Poi chiudiamo con le ultime due, Chievo-Empoli. L'Empoli è una neopromossa, il Chievo comunque è già una squadra che si è fatta le ossa in Serie A, quindi anche qua vedrei un pareggio. E l'ultima, Lazio-Frosinone, secondo me è un bel 1. Lazio, secondo me, un 3-4 gol glieli fa il Frosinone. Ok ragazzi, sono finiti i pronostici della terza giornata, scrivetemi sotto il video nei commenti cosa ne pensate di questi risultati secondo voi.
secondo voi qualcosina l'ho azzeccata, o magari voi dite altri risultati. E se vi è piaciuta questo video di pronostici, almeno ogni martedì porterò un video pronostico per la giornata che dovrà arrivare. Bella ragazzi, detto questo, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, lasciate un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!